lo Stato ha speso moltissimi soldi, noi abbiamo il dovere di rendere operativa questa struttura in collaborazione con le autorità sanitarie. Ed è un dovere per evitare e prevenire il degrado di una struttura d'eccellenza, per garantire pari assistenza sanitaria anche ai detenuti. È un dovere nei confronti del nostro personale di polizia penitenziaria, perché all'interno della struttura penitenziaria potrà fare assistenza in sicurezza. Così il capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Santi Consolo a Catanzaro per l'inaugurazione del SAI, servizio multiprofessionale integrato di assistenza intensiva, alla casa circondariale Ugo Caridi, diretta da Angela Paravati. Si tratta di un centro d'eccellenza destinato all'assistenza sanitaria dei detenuti provenienti dagli istituti penitenziari calabresi e non solo. Saranno previsti, oltre all'implementazione di alcuni laboratori specialistici già esistenti, proprio della degenza per detenuti con problematiche multiprofessionali, ma soprattutto fisioterapia, addirittura con una piscina riabilitativa. Ma quello che è importante è la struttura e la sezione per detenuti che soffrono di problemi psichici, diffusissimi tra la popolazione detenuta. È partito nel 2013 l'iter per l'istituzione del centro, con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e il Presidente della Regione, e ha preso poi forma grazie all'accordo operativo tra l'Istituto Penitenziario Caridi, il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria, il Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria e l'Azienda Sanitaria Provinciale. Questa sezione di riabilitazione estensiva nel carcere di Catanzaro, che è l'unica insieme a Cagliari dell'Italia centro-meridionale. È un'offerta in più che dà questo istituto penitenziario, che colloca anche Catanzaro in una dimensione nazionale. Rossella Galati per l'ACNews 24.